Abbiamo parlato del merito. Volevo in questo video provare invece a dire qualcosa sul talento, perché il talento sembra essere un requisito che in realtà non tutti hanno e non tutti hanno nella stessa direzione e che dovrebbe essere potenziato, insomma, una società che sappia far buon uso dei suoi talenti dovrebbe essere una società migliore, dovrebbe poter diventare una società migliore. E allora quando parliamo un po' di talento dobbiamo cercare di, anche in questo caso, di definire questa parola, talento, definito come un'abilità naturale, un'inclinazione, il desiderio. In antica Grecia era un'unità di peso. Talenton significherebbe piatto della bilancia, peso, somma di denaro. Acquisendo prima il senso di inclinazione, l'immagine dell'inclinazione della bilancia, e poi diffuso col pieno significato attuale attraverso la parabola evangelica dei talenti. Quindi il talento è dote, se ne hai naturalmente provvisti, e se non c'è, non si può imparare. Quindi è un'inclinazione che è una dotazione naturale, innata, un dono, non è una cosa che si acquisisce attraverso qualsiasi sforzo. Inclinazione troppo più profonda di una capacità, quindi non è solo una capacità di fare, ma è una qualcosa che va oltre, fare in modo speciale, in modo particolare, particolarmente bello, particolarmente grande, particolarmente creativo, troppo più radicata di una passione, troppo più caratterizzata di un volto, di una maniera per poter essere riprodotta o finta. È un taglio del sé. Un talento ad Atene corrispondeva a più di 20 kg d'argento, una ricchezza grave, quindi massiccia, che nel moderno talento appesantisce di responsabilità chi la possieda, e quindi connotato anche responsabilità, cioè voglio dire chi ha una qualità, una dote, chi possiede una cosa che gli altri non hanno, innata fin da piccolo, ha sì un qualcosa, ma questo avere qualcosa è correlato al senso di responsabilità, di usarla al meglio, di saperla far fruttare. E infatti la ricchezza materiale e quella del talento in sé non hanno valore, abbandonate a se stesse si mangiano e non si realizzano. E quindi è, diciamo, l'investimento, saperla far fruttare, l'impegno nel coltivarlo al massimo. Quindi l'impegno nello svolgimento della vita che ne sprigiona il valore, che trasforma il peso in sé in potere e libertà. Il che viene anche in qualche modo sintetizzato nella parabola dei talenti, no? Un uomo parte per un viaggio e affida ai suoi servi parte delle sue ricchezze. A uno dà 5 talenti, a uno 3, all'ultimo uno. I primi due, durante l'assenza dell'uomo, si danno da fare per far fruttare quanto ricevuto. E l'ultimo invece lo va a nascondere, al ritorno del padrone, i primi due gli restituiscono la somma raddoppiata, ricevendo grandi lodi. Il terzo servo presenta il talento che aveva tenuto nascosto, ricevendo una severa censura. Insomma, la morale vuole promuovere questo bel racconto, evidentemente quella che dice che va fatto fruttare ciò che ci viene dato, insomma, quindi. E questo farlo fruttare c'è anche una responsabilità, no? Quindi una responsabilità che è sia individuale di chi nasce con la fortuna o con la dannazione, vedremo, insomma, di nascere con un talento, con una dote, e anche di una società, di mettere in grado questi individui talentuosi di esprimere, di far fruttare al massimo la loro qualità e il loro talento. Quindi responsabilità individuale e responsabilità collettiva. Forse una società ripensata, in termini che non siano esclusivamente capitalistici, dovrebbe preoccuparsi di fare dei talenti, dei laboratori che siano in grado di sperimentare quelle che possono essere le possibilità anche evolutive della società stessa. Non tanto di indirizzare questi talenti verso un fine voluto, ma quello di lasciarli liberi. Diciamo, il concetto di talento si svincola da quello che è il concetto di meritocrazia. Tra l'altro il talento non ha neanche una correlazione stretta con l'intelligenza. E da questo punto di vista il rapporto tra intelligenza e talento è tutt'altro che univoco.
E se l'intelligenza è un insieme integrato di caratteristiche, complesso, differente nei diversi individui, alcuni settori della ricerca psicologica definiscono, per esempio, superdotati, plusdotati, oppure semplicemente dotati, quei soggetti che hanno un QI, un quoziente intellettivo molto alto, no? Al di sopra dei 140, una certa scala. E in questa categoria ci sono soggetti dotati intellettivamente in misura generale, perché sono scale che misurano tanti ambiti dell'intelligenza, insomma, ci sono tanti settori in cui l'intelligenza si può esprimere e può essere in qualche modo valutata, diciamo, tra virgolette, misurata. E in questo senso non si considerano tali, particolarmente dotati, quindi come quoziente intellettivo, quei soggetti che presentano invece delle attitudini specifiche, insomma, che eccellono soltanto in un determinato campo. E quindi in questa concezione il superdotato è sempre anche un plus dotato, cioè un individuo che ha un'intelligenza generale aperta a tanti orientamenti e quindi, diciamo, una sua forte adattabilità che si può spendere, che si può esprimere in una vasta gamma di campi. Insomma, chi ha una grande intelligenza generale, insomma, capace di cogliere i nessi tra tante cose, di, come dire, nuotare in tanti mari diversi, può indirizzarla in maniera varia e diversa. Quindi, insomma, se non funziona in un settore, si può adattare benissimo in un altro. Può pervenire al successo il superdotato in tanti settori diversi e in generale non possiede un talento particolare in un campo specifico. E quando lo possiede, questo si rivela come un fattore autonomo, indipendente da questa sua superdotazione generale. Insomma, il superdotato lo immaginiamo come un qualcosa che è molto, come dire, un altopiano in cui ci possono essere tanti piccoli rilievi, ma diciamo di un soggetto che abita un altopiano al di sopra della pianura dove stanno quasi tutti, insomma, no? E qui ci sono tanti settori, tante piccole cime, tante abilità in cui può esprimersi, insomma, può dare il meglio, in cui può avere delle prestazioni superiori agli altri, diciamo così. Chi ha un talento eccezionale in un settore molto circoscritto ha da parte sua una dotazione superiore, ma in quel particolare settore, in quel particolare ambito. Si può dire che questa superdotazione però resta tale anche quando concerne qualcosa che non ha a che fare con l'intelligenza, insomma, no? In un settore sportivo, in una particolarissima abilità, nell'arte. Senza che però ne risultino coinvolti o ne risulti coinvolta tutta l'intera sfera intellettiva. Quindi il settore in cui si esprime al meglio chi ha talento è un settore limitato, che non coinvolge pertanto l'intero ambito dell'intelligenza, insomma, di chi è invece superdotato dal punto di vista del quoziente intellettivo. Quando il talento è davvero tale, quindi è sempre molto specifico, ben determinato, coglie con precisione il suo obiettivo e può anche ignorare tutto quello che gli sta attorno. Insomma, chi ha talento e lavora in un particolare ambito, vede particolarmente quello e può essere abilissimo in quello ed essere una scarpa in tutto il resto, può non accorgersi del resto del mondo. Mozart probabilmente non avrebbe raggiunto un altissimo quoziente intellettivo, ma esprimeva un talento eccezionale in un settore molto particolare e circoscritto. E se gli avessimo tolto questo talento musicale a Mozart, magari avremmo avuto un individuo del tutto normale. È necessario considerare il talento come una superdotazione specifica che si esprime nella capacità che un individuo possiede di padroneggiare ad altissimo livello un settore di intervento ben determinato e circoscritto. A questo punto è il caso di cercare di vedere chi sono i bambini prodigio, quei bambini cioè che manifestavano doti eccezionali in rapporto all'età, bambini che hanno sempre colpito un pochino, no? La fantasia, l'immaginazione, ma anche hanno sempre stupito. Il termine prodigio era in grado di evocare un avvenimento legato a una manifestazione eccezionale della natura, che non a un prodotto della natura. Il primo problema che si pone è quello
dotazione genetica, quindi regalo della natura, oppure influenza dell'ambiente nell'espressione del prodigio. Una disputa di piazza intorno all'origine del talento prodigioso sarebbe stata sicuramente vinta dai genetisti, insomma, da chi propendeva per il gene, insomma, no? Per la natura, per la dotazione naturale. Nessuno sarebbe stato disposto a credere che l'abilità di Giotto a disegnare o quella di Mozart nel campo della musica potessero essere frutto di un particolare clima educativo. Doveva trattarsi di un dono della natura. E come agisce questa natura? Attraverso vie misteriose che non si conoscono, che non erano necessariamente le vie dell'ereditarietà, ma soprattutto quelle della bizzarria, dell'imprevedibile, una natura che operasse al di fuori delle sue proprie regole. Il prodigio, del resto, è qualcosa che si colloca al di fuori delle leggi della natura, un evento che non è controllabile dalla ragione, non è razionalizzabile facilmente. E in questo senso è qualcosa che sbalordisce ancora più dell'alto quoziente intellettivo, insomma, della superdotazione di un individuo. Il bambino prodigio, per la sua eccezionalità, quindi, era qualcosa che veniva mostrato, un mostrum, un mostro dunque, e come tale veniva esibito nei salotti, nelle fiere di paese, a secondo poi del ceto sociale dei genitori. E quindi questo talento era attribuito più che altro a una fortuita benevolenza della natura, insomma, unica, specialissima, insomma, è stato baciato dalla sorte, legata a circostanze assolutamente inspiegabili. E quindi da qui fiorivano poi le esigenze di dare tante spiegazioni, le più varie, insomma, no? Finivano anche col perdersi nel mistero, nell'arcano. Le società tibetane, le civiltà tibetane, per esempio, finivano per arrivare a rifarsi alle abilità acquisite in vite precedenti, insomma, no? A particolari reincarnazioni, insomma. Restava avvolto nel mistero, qualcosa che ha a che fare con l'arcano, no? Questa esistenza, questo riconoscimento di questi talenti. Adesso, attraverso il nostro razionalismo scientifico e sperimentale, questa sfera dell'arcano, del misterioso, va man mano riducendosi. Molte ambiguità riescono a essere circoscritte, ridotte, riducendo fortemente anche i domini della mistificazione e dell'ignoranza. Riassumendo, a differenza del superdotato dei nostri tempi, che è caratterizzato da un alto quoziente intellettivo che si può usare in contesti culturali quasi sempre molto vari, il bambino prodigio è soprattutto uno specialista, uno che ha doti eccezionali in uno specifico settore, per esempio nella musica, nelle scienze, nella matematica, ma che negli altri settori generalmente è un bambino normale come tutti gli altri. Allora, uno che ha studiato un pochino la questione è stato un certo David Feldman della Tufts University. E lui è assolutamente convinto che esista questa dotazione straordinaria che abbiamo chiamato talento. L'ha studiata attraverso studi longitudinali. Studi longitudinali vuol dire seguendo una popolazione nel tempo, da quando è molto piccola a quando diventa adulta, insomma, per anni. E quindi vedendo cosa succede, delle premesse che si pongono nell'età più infantile e vedere come si sviluppano, come si realizzano, no? Quindi ha seguito gruppi di bambini prodigio per molti anni nelle diverse specialità del loro talento, in modo tale da cercare di chiarire la genesi e cercare di svelare i meccanismi di sviluppo. E lui ha trovato una chiave di lettura che è sicuramente anche piuttosto interessante. Il bambino prodigio è un esempio concreto di dove può giungere l'evoluzione della specie umana. È interessante, no? Cioè vederla in chiave evolutiva. Cioè il bambino prodigio è un caso limite in cui si realizzano una particolare coincidenza di fattori, che sono rappresentati da una parte da queste, abbiamo detto, dotazioni genetiche eccezionali, però dall'altro anche da condizioni ambientali che siano particolarmente favorevoli, quindi che permettano lo svilupparsi, no? Di queste condizioni. Altrimenti, se questi bambini fossero nati in ambienti, diciamo, non dico ostili, ma in ambienti che non avessero saputo cogliere o raccogliere le loro doti,
queste doti magari c'erano, ma sarebbero rimaste sempre potenziali, non si sarebbero mai evolute, non sarebbero mai passate all'atto. Se le condizioni ambientali potessero essere stabilmente modificate in positivo, lui dice, tutta la specie umana si evolverebbe progressivamente verso capacità oggi ritenute eccezionali. Se l'umanità riuscisse in qualche modo a rendere l'ambiente positivo per tutti coloro che nascono con un determinato talento, tutta la specie umana ne avrebbe un beneficio, potrebbe evolversi progressivamente verso capacità che oggi sembrano eccezionali. Quindi queste possibilità che sembrano oggi eccezionali potrebbero essere un domani alla portata di tutti. Tutti potrebbero sapere fare quelle cose che oggi vediamo fare ai bambini prodigio. Lo studio del bambino prodigio getta una luce su possibili futuri scenari, capace di chiarire alcuni segreti dell'evoluzione. Svela una tendenza evolutiva che è tuttavia conforme alle leggi generali, tipica della specie umana, ma anche della sua cultura. La sua eccezionalità si spiega proprio con la difficoltà, perché ne vediamo pochi di talenti, perché è difficile, è molto difficile che si realizzi questa coincidenza fra tutti i fattori necessari al determinarsi di questo scatto evolutivo. Quali sono stati i metodi che ha usato Feldman? Soprattutto metodi biografici, questo tipicamente anglosassone. E lui ha constatato quanto sia difficile, anche in presenza di qualità eccezionali, fare previsioni prima degli 8-10 anni sul futuro di un ragazzo. Perché la curva dell'adolescenza è sempre ricca di imprevisti, ad ogni livello, per innumerevoli imponderabili fattori che evolvono e che si trovano continuamente a interagire, dalle caratteristiche ambientali alle esperienze concrete nel settore prescelto, dal sussistere delle motivazioni alla tenacia, alle possibilità occupazionali, alle esigenze di ragionamento astratto che l'approfondimento di alcuni settori comporta. Questa ricerca di Feldman vuole essere un'indagine condotta con il rigore e l'asetticità di una ricerca scientifica. E in questo studio si propone di individuare alcuni soggetti i quali fin dalla prima infanzia rivelino una particolarissima dotazione in un settore specifico, con una chiara tendenza a padroneggiare quell'ambito in modo del tutto eccezionale in rapporto alla loro età. Egli segue 6 bambini indagando l'evoluzione del loro talento attraverso varie fasi della loro infanzia e adolescenza, in riferimento alle caratteristiche intellettive, affettive, sociali, in rapporto a tutti i fattori che possono in qualche modo influire sui loro processi evolutivi, a cominciare dalla famiglia, fino agli studi compiuti, agli insegnanti, alle caratteristiche culturali, ambientali in genere, agli amici. Stando ai suoi resoconti, si è trattato veramente di ragazzi eccezionali. Conclude che è impossibile fare pronostici in età ancora molto giovane e che si può affermare che nessuno di quei talenti è sfociato in una personalità di altissimo livello. Cioè, tra questi talenti non c'era il genio. Il loro talento si è rivelato essere una situazione di eccezionale precocità rispetto ai ritmi di sviluppo degli altri bambini, resa possibile da quella particolare coincidenza tra dotazioni e condizioni ambientali eccezionali. E quindi la specificità del dominio del talento è caratterizzata da un tipo di intelligenza che si potrebbe definire abbastanza semplice, ad alto grado di specializzazione, ma con un angolo di incidenza che è tanto più limitato quanto più è alta la sua specificità. Il talento si manifesta molto più frequentemente in certi settori culturali piuttosto che in altri. E i settori più frequentati sono allora quelli in cui non è necessaria una notevole capacità cognitiva generale, ma piuttosto un altro fattore specifico, alimentato da quegli indispensabili supporti ambientali e di personalità, cultura, motivazioni, perseveranza. Quindi non esistono bambini prodigio nei campi della filosofia, della critica, della medicina, delle scienze in genere, né in tutti quei settori che richiedono complessi processi di pensiero in grado di gestire la molteplicità degli ambiti implicati in quelle discipline e le loro indispensabili correlazioni. Altrettanto si può dire per la letteratura, la musica, le arti in genere. Allora, cosa succede nel talento allora? Il talento musicale o lo scrittore in erba, dopo
dotati di rilevantissime capacità di padroneggiare quei linguaggi, però esistono e sono anche frequenti. Ma al di là della precoce padronanza di un linguaggio, essi quasi sempre hanno ben poco di nuovo da dire. Insomma, non sono innovativi, non sono delle cose innovative, sono delle cose, diciamo così, che avvengono per lo più per imitazione. Sono una precocità di riprodurre, di entrare in un mondo già fatto, non di creare nuovo mondo. Essi, per una spiccatissima attitudine, per situazioni ambientali particolarmente favorevoli, maturano con eccezionale rapidità, quasi saltando le tappe di una normale maturazione psichica e motoria. Livelli di capacità che sono tipici di adulti professionisti in quel settore, quindi raggiungono molto piccoli delle capacità che altri raggiungono in altra età a livello, diciamo, professionista. Però si limitano sempre alla padronanza di una tecnica già elaborata da altri, di un linguaggio che in altri è stato originale, ma che ora non lo è più. Quindi il talento, anche rilevantissimo, di un bambino è sempre imitazione. È eccezionale, soprattutto se paragonato alle possibilità degli altri bambini o di adulti che non eccellono in quel settore. Ma nessun bambino ha mai fatto compiere un passo avanti alle arti, alla scienza, alla storia del pensiero umano. Il talento musicale è statisticamente fra i più frequentati dai bambini prodigio, ma si manifesta generalmente nelle sue capacità, nelle capacità esecutive, assai più raramente in quelle creative, ed anche quando questo avviene, quelle creazioni possono rivelare una particolarissima dotazione, un'attitudine musicale anche eccezionale, ma sempre riconducibile a consolidati schemi culturali, a modalità espressive acquisite, raramente originali. Insomma, il ragazzo che riveli un talento musicale d'eccezione non è mai un artista in senso creativo. Quasi sempre è poco originale anche come esecutore, perfino quando le sue doti gli consentono un'abilità tecnica pressoché irraggiungibile. Vedere un bambino che al violino o al pianoforte esegue con disinvoltura brani che appaiono difficilissimi anche a un professionista suscita certamente una meritata meraviglia, ma non si può negare che ciò costituisca un evento eccezionale. In quel bambino si sono straordinariamente condensate tutte quelle favorevoli condizioni genetiche ed ambientali di cui si è parlato. Può accadere pertanto che quel bambino diventi da adulto un grande musicista, caratterizzato da una vasta e matura complessità di pensiero. Ma il talento che manifesta il ragazzo non richiede un pensiero complesso. Oltre alle caratteristiche di personalità, motivazioni, spirito di sacrificio, volontà di ferro, e a quelle ambientali occorre un sistema, e questo sì, neuropsicomotorio fortemente plastico, cioè capace di evolvere rapidamente fino a livelli eccezionali sotto lo stimolo continuo delle quotidiane e motivate sollecitazioni. E quindi, insomma, richiede su questo bambino uno, un sistema nervoso e quindi, insomma, una dotazione organica estremamente plastica, cioè capace di assimilare assolutamente rapidamente gli stimoli che gli vengono sollecitati, che gli vengono dati, insomma, di apprendere rapidamente anche i comportamenti esecutivi. E poi uno stimolo continuo quotidiano, insomma, una sollecitazione, un lavoro, quindi costante. E quindi di sottoporsi a un lavoro che in qualche modo gli viene però insegnato da altri, insomma, no? E che tende a eseguire per imitazione. E naturalmente per giungere a livelli di eccezione occorre anche un'attitudine d'eccezione. Sempre Feldman dice che un'attitudine d'eccezione, pur costituendo la materia prima, è assai più comune di quanto comunemente si pensa. Quindi il ragazzo che manifesta un talento d'eccezione, oltre alle caratteristiche di cui si è detto, ha avuto dei maestri da imitare. Anche quando la sua esecuzione ci appare perfetta, essa è il frutto combinato delle capacità tecniche che egli ha raggiunto e della complessità interpretativa dei suoi maestri che egli si limita ad imitare, alla quale da solo non sarebbe mai potuto pervenire a causa della semplicità del suo pensiero. E questo è interessante, quando vediamo i piccoli mostri dobbiamo capire che dietro c'è, che sono un pochino delle costruzioni, insomma, no? Che il loro merito è quello della capacità, della facilità di apprendere quello che insomma in qualche modo altri gli mettono loro dentro. È pur vero che anche nell'esecuzione di un adulto c'è sempre un complesso di elementi che derivano da maestri e altri interpreti,
Ma è anche vero che quell'interprete adulto riesce ad essere grande soltanto quando è in grado di filtrare, rielaborare, reinterpretare attraverso la sua personalità tutto quanto gli deriva dalle esperienze e dalla cultura del suo tempo. Scrivere un brano musicale non richiede una grande complessità di pensiero. Avere una certa padronanza degli strumenti linguistici di tipo simbolico inerenti alla musica non richiede una capacità di astrazione molto diversa rispetto a quella necessaria per scrivere una pagina di pensierini sul quaderno di seconda elementare. Normalmente vedere una persona che scrive musica, specialmente se si tratta di un bambino, suscita sicuramente una grande meraviglia, cioè che nella nostra cultura questa capacità è stata regalata agli specialisti del settore, insomma non è stata diffusa nella massa. È più facile che un bambino riveli il suo talento oltre che nella musica, nella poesia, nelle arti figurative, piuttosto che nella prosa. La prosa, infatti, per le sue implicazioni concettuali che comporta, quando è di buon livello, richiede sempre una certa complessità di pensiero. C'è da dire poi che, per quanto concerne l'espressione verbale, tutti siamo abbastanza smaliziati da non accontentarci, nemmeno da parte di un bambino, di ciò che è convenzionale, già detto, risaputo, anche se linguisticamente corretto. In campo artistico è l'uso stesso di un linguaggio che opera al di fuori della quotidianità a meravigliare. E poi per giudicare oltre le apparenze occorre generalmente qualche capacità in più rispetto a quella dell'uomo comune, che pure è capace di meravigliarsi. E oggi, assai più di un tempo, l'espressione artistica si presta all'equivoco. Ciò che caratterizza un brano in musica o in prosa è quanto viene detto, cioè originalità, novità, ricchezza di pensiero, sensibilità artistica, capacità di dare forma nuova a quei linguaggi. Una pagina di prosa, una pittura, un brano musicale, per possedere quelle densità di caratteristiche, devono necessariamente essere il frutto di un pensiero complesso, denso di esperienze, capace sempre di trascendere e rinnovare il linguaggio che il soggetto possiede. Se il talento prodigioso, soprattutto quando è molto specifico e settoriale, matura nel bambino in virtù di un magico equilibrio di fattori eccezionali, di difficilissima coincidenza, è abbastanza facile capire come quell'equilibrio sia sempre precario, per la possibilità che in ogni momento almeno uno di quegli elementi su cui si fonda subisca una modificazione. E la difficile svolta dell'adolescenza quasi sempre induce modificazioni profonde, particolarmente avvertibili nelle sfere dell'emotività, dei rapporti con i genitori, delle motivazioni, delle relazioni sociali e culturali che si vanno instaurando. È quasi impossibile che quell'equilibrio magico di fattori eccezionali e indispensabili si ricrei. E quindi, a quell'età, quasi sempre il talento prodigioso sparisce. L'adolescenza spalanca quasi improvvisamente gli orizzonti affettivi e relazionali dalla cerchia di una famiglia iperprotettiva e angustamente motivante, verso prospettive prima impensabili. Nel chiuso di un recinto affettivo totalizzante e fortemente compressivo, si realizzano sicuramente dei prodigi, anche se a prezzo del deterioramento di una concreta possibilità di autonomo sviluppo del senso di sé da parte del bambino. Vi sono bambini di grande talento che manifestano capacità prodigiose in un particolare settore soltanto nell'arco della loro infanzia. È come se la natura avesse manifestato in loro una eccezionale anticipazione di sviluppo, resa possibile da una particolarissima situazione ambientale. Accade poi inevitabilmente che con il passaggio dall'infanzia all'età adulta le situazioni mutino, tanto che quel magico equilibrio di condizioni venga meno e quella eccezionale precocità di sviluppo venga rapidamente riassorbita nella norma. Bambino prodigio è dunque frutto molto spesso, fra gli altri fattori, di uno stato di protezione e di subordinazione emotiva da parte delle figure parentali o di quelle che le rappresentano, sicuramente eccezionali. E quando inevitabilmente si avvia quel processo di separazione dallo stato di primitiva simbiosi verso la faticosa conquista di un'autonomia, nascono i disaccordi, gli accenni di ribellione, gli interessi divergenti, il crollo delle originarie motivazioni. La conquista dell'autonomia, con la capacità di cominciare a progettare un futuro davvero personale, spesso nasce proprio da una lotta contro i sogni dei genitori. E le nuove relazioni sociali, gli amici, i nuovi affetti segnano sempre il calo della stretta da parte della vecchia morsa che teneva imbrigliato quel talento d'eccezione.
Coloro che ne escono meglio sono, ancora una volta, non i talenti specialistici, settorialmente molto orientati, anche se ad altissimo livello, bensì soggetti dotati di buone capacità cognitive generali, equilibrati, anche se privi di una particolare specializzazione. E poi restano i talenti non prodigiosi, anche se di alto livello, le predisposizioni, le capacità anche di eccezione. Si creano e si determinano altri equilibri che rendono possibili nuove combinazioni, ma la spettacolarità del bambino prodigio si perde per sempre in mille rigagnoli di vita imprevedibili. E quindi la ricerca di Feldman ha un sicuro interesse scientifico nell'ambito delle ipotesi sui processi evolutivi che si propone di verificare, ma sotto il profilo pedagogico ci dice ben poco. Semmai ci conferma l'improbabilità del bambino prodigio come obiettivo educativo e non mira a chiarirci nemmeno quale sia l'incidenza dei fattori genetici rispetto a quelli ambientali. Sta di fatto che spesso i genitori non si rendono conto che organizzano la vita dei figli a misura delle loro nevrosi, delle proprie insoddisfazioni, dei propri bisogni di fare del figlio lo status symbol della loro condizione sociale, nel proprio successo, come la bella macchina, la barca o la villa. Il figlio avverte ben presto la responsabilità di cui ha investito e questo e spesso fa di tutto per essere all'altezza dell'investimento che sente di costituire. Quelli sono i valori da perseguire, che condizionano la vita della famiglia, lo stile del vivere vorticoso dei genitori e si raggiungono solo a prezzi di sacrifici. Solo se si è competitivi, se si riesce a far frutto, meglio è prima degli altri, se si hanno più cose. Alla fine di questo, una considerazione da fare, ed è quella che quando vediamo, e ormai anche YouTube ce ne propone molti, no? Di piccoli mostri eccezionalmente dotati, di bambini prodigio in vari settori, ma soprattutto nella musica, insomma, no? Nella musica prevalentemente strumentale. Piccoli violinisti, piccoli pianisti. Bene, riflettiamo anche a quello che ci sta dietro e riflettiamo qual è la differenza poi tra il genio e il talento e riflettiamo anche su quello che potrebbe essere il futuro di questi piccoli geni, o perlomeno di molti di questi piccoli geni, e quali potrebbero anche essere un pochino le situazioni che pur di soddisfare, pur di permettere questa situazione, queste combinazioni particolari, insomma, no? Di doti innate, poi di ambiente favorevole e così via, questa vita a cui questi bambini devono rinunciare per manifestare, per essere all'altezza di quello che si richiede loro. Riflettiamo anche su quello, capiamo anche cos'è effettivamente il talento e come sia in qualche modo differente da quella che è una superdotazione a livello di quoziente intellettivo, cioè attraverso di un'intelligenza che spazi nelle varie dimensioni, insomma, no? Che sappia collegare, mettere insieme e quindi si sappia destreggiare nei vari ambiti, insomma, della conoscenza, del sapere, del pensiero. Ci meraviglieremo meno, saremo meno attratti dal mostrum, da quello che ci sembra mostruoso, miracoloso. Un'altra cosa interessante che rimane di questa riflessione è quella che questi bambini potrebbero mostrarsi quali sono delle possibilità del genere umano nella sua totalità, insomma, un indirizzo evolutivo che se si riesce a costruire una società migliore, insomma, potrebbe anche darsi delle prerogative e delle capacità che non resterebbero più limitate soltanto a pochi individui particolarmente selezionati, curati, eccetera, ma potrebbero anche diventare un patrimonio comune, dal quale poi partire magari per un ulteriore salto evolutivo. Sempre questo in una visione molto, molto ottimistica di quello che potrebbe essere il nostro possibile futuro. Saluto.